Bassi, Valerio Ciappi, Alessio Braio, Victor Matteo, Oeste Ramos, okay, e Francesco Pecchi. Questa era la squadra. Subito adesso Felipici Calamandrei. Perfetto. Con la nome da tutti, responsabile atleti di Giuditta Puccinelli, il nome scelto dell'atleta Giulio Porto, vincitore della medaglia d'oro della maratona di Seul nel 1988, quando Rosi disse Paio Gerindo, tu che hai battuto gli uomini e gli altri piani. E fece quella bellissima telecronaca. C'è la musica che parla per noi. È rimasta, è rimasta. Questa parte di afroamericani, no? Soprattutto gli africani, che gettano lì il tuo padre, che ha fatto un attimo, che è un ottimo maratoneta. Io credo che forse c'è un'incomprensione, la camminata inaugurale parte dai 200 metri, ci portiamo subito a 200 metri, poi siamo in zona di partenza. Allora, buongiorno qui dalla edizione della corsa Vivi Miguel. Mancano solo 10 minuti e partiranno i 195 metri. Tanto guardiamo, le squadre si stanno piazzando, 4 squadre come possiamo vedere, pochi minuti e partenza. Allora, non lo immagino. Pensa che il presidente dice che io posso anche correre, ma ho un giubbotto che mi dà fastidio, e questo veramente è meglio di un applauso. Un giro di prova, come possiamo vedere. Squadre, abbiamo molti atleti molto forti. Intanto ricordiamo che con il numero 1 c'è il Plinio Seniore, con il professore catalano Marcello e Pelandri. Un talento immenso. Poi anche un riscatto
diciamo, internazionale veramente strepitoso, perché comunque in quel correre a piedi nudi c'era anche un messaggio veramente grande, forte, quindi un riscatto poi da un certo tipo di mentalità politica, sociale e culturale. C'era spartiacque, perché di Dila fu uno dei primi africani ad aggiudicarsi questa grande distanza maratona. E adesso è il momento dei numeri uno, giusto Maurizio? Quindi numeri sì. Uno, chiediamo di posizionarsi in zona tecnicamente d'arrivo, ma oggi sarà di partenza. Quindi qui dove sono io, che sto anche alzando una mano, bisogna che si posizionino i numeri uno in breve tempo e con un responsabile della propria scuola. Tutti i numeri dispari devono posizionarsi in zona arrivo, mentre i numeri pari si devono velocemente portare in zona partenza, ovvero dal lato opposto della pista d'atletica. Ripeto, numeri uno in zona d'arrivo. E vi stanno già coordinando e posizionando sia i giudici di gara che il nostro personale della corsa di Miguel. I numeri pari vanno dalla parte opposta della pista nel più breve tempo possibile, perché alle 10 si parte. Partenza numero 4 alle 10. Allora, tagliati 400 metri, molto veloce, molto velocemente, bellissima la corsa del primo ragazzo. Siamo adesso ai 600 metri. Non c'è partita per il momento, c'è un divario di una cinquantina di metri tra il primo e il secondo. Ma dobbiamo dire, Giorgio, Benedetta, che questo ragazzo corre veramente bene, partito molto veloce, ancora poco più di 400 metri a compiere. Forza, forza, ancora un giro. Sono... Sono gli ultimi metri per questo ragazzo, 100 metri finali per questo ragazzo. Adesso andremo a distinguere i nomi. Questo è un gran mille comunque che ha fatto, Giorgio, sicuramente sotto i 3 minuti. Ora ci sarà il cambio. Vediamo se qualcuno ha preso questo primo 1000 metri, che mi sembra interessante come tempo. Numeri 3 alla partenza.
la partenza. E manca uno, manca un numero 3. Attenzione, sprint pazzesco di questo ragazzo, che cede il testimone alla sua compagna, che è in testa, eh? Delle gare principali dei prossimi anni. La staffetta è articolata dividendosi in 42 frazioni, ognuna da un chilometro. È iniziata con i primi 195 metri di camminata come sfilata, una cerimonia di apertura, di commemorazione dell'evento, che appunto celebra oggi il suo primo compleanno, la sua nascita, e vedrà correre appunto un gran numero di studenti provenienti da varie scuole e licei, nei quali, per garantire un'equità di partecipazione, si avrà un numero minimo fra ragazze e ragazzi. E le squadre vengono chiamate con il nome di diversi personaggi storici che hanno rappresentato iconicamente lo sport, e vi ritroviamo appunto corridori come Pietro, atleti che partecipavano a discipline prettamente fisiche. Ritroviamo Pietro Mennea, Muhammad Ali, e anche e soprattutto, commemorando Miguel, ritroviamo le vittime, le innocenti vittime delle stragi e dei soprusi che furono fatti nei confronti dell'umanità. E quindi vi andiamo a ritrovare, Samia Yusuf Omar, la corridrice, la velocista somala che rimase vittima dell'incidente in mare durante la tragedia del Mediterraneo. A Catania un liceo artistico promuoverà i sentimenti di pace, la cultura della pace, con i Greco Olympic Games. Oppure a Roma, oltre a questo evento sportivo, si esibiranno danzatori al ritmo di tamburi. Cosa ci vuoi dire ai microfoni del terzo F Talete? Parole a caldo. Comunque è una giornata particolare, siamo qua, dobbiamo dare il massimo, dobbiamo portare la nostra scuola a livelli molto alti, non solo a livello cittadino ma anche nazionale. Grazie. Scientifico Lalere, terzo F. La staffetta ancora continua, vediamo che questa ragazza è determinata almeno a finire la sua parte, una delle 42 persone. Allora andiamo a sentire che sta partecipando a questa 42 per 1000. Forza Lazio. Forza Lazio.
Sergio Giudice, non perdere il conto dei primi. Come vedete, già la gara si manifesta nella sua piena intensità. Abbiamo dei corridori che gareggiano per il proprio posto. Veramente di vista nessun tipo di movimento in pista. Giorgio si sta aspettando la staffetta numero. Cambio numero 7. Stiamo aspettando il settimo cambio. Il cambio tra sesta e settima, eh? È lunga la cazzi, bisogna arrivare a quanti. Contezza di quella che è la gara nazionale, è simile che in Calabria abbiamo ben tre campi, il Sinergo e Tavanzato. Tre campi in Calabria, Poi gli Marco, ti lascia il volo giacchetto. Passa, io ho più, non mi permetti. Ah no, non aspettare.